Francesca Primiano, lei è consigliere comunale a Montagono. Come mamma, questo fatto che la scuola debba essere accorpata e che quindi viene anche snaturata dal tessuto proprio connettivo di un paese, cosa significa per lei? Ma io credo che per un paese perdere la scuola rappresenti un problema molto importante. Io in questo caso posso in un certo senso essere testimone proprio come mamma di questo accorpamento, in quanto Montagano, oltre diciamo a mettere in atto accordi con il comune di Petrella per evitare lo smembramento delle scuole, lo ha già fatto in passato con il comune di Matrice e proprio io personalmente ho portato, sto facendo frequentare il mio bambino di terza elementare a Matrice, in virtù del fatto che alcuni alunni di Matrice sono invece venuti a frequentare le scuole medie a Montagano. Credo che questo insomma testimoni quanto anche noi mamme crediamo in questo accordo tra i comuni per evitare che il nostro territorio perda la scuola. Quindi anche se purtroppo non tutti i paesi singolarmente potranno conservare le nostre scuole, io credo che in questa maniera almeno globalmente il territorio possa avere ancora una scuola senza che tutti dobbiamo venire a confluire nella città, peraltro già con classi affollatissime. Ma il decremento demografico secondo lei è influente su questo aspetto del problema, oppure ci sono delle volontà politiche di risparmiare a tutti i costi? Ma io penso che soprattutto nel caso di Montagano entrambi gli elementi siano stati, diciamo, abbiano contribuito a creare questa situazione, perché il calo demografico c'è stato, si è unito ai tagli ministeriali e quindi questa cosa purtroppo fa sì che la scuola a lungo andare diciamo venga chiusa. È per questo che stiamo cercando sia come amministratori che come genitori di mettere in atto queste strategie proprio per evitare, ripeto, di non andare tutti ad alimentare i numeri della scuola di Campobasso.